Prosegue il cammino playoff del Pescara che pareggia per 2-2 con il Gubbio e accede al primo turno della fase nazionale. Dopo la Carrarese anche l'11 di Torrente è stato costretto al pari e così ad alzare bandiera bianca all'Adriatico al cospetto di un delfino Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ora bisognerà attendere il sorteggio per conoscere l'avversario del Pescara che giocherà la gara di andata domenica 8 maggio all'Adriatico. Nella sfida con gli Umbri, Zauri ripropone il 4-3-3 per 10 undicesimi la squadra di domenica scorsa con Drudi al posto di Ilianes. Avvio con il Pescara in avanti e con il Gubbio che però all'11esimo prima con Arena chiama Sorrentino al salvataggio in angolo e poi trova il gol sugli sviluppi del corner con Formiconi che indisturbato batte l'estremo difensore pescarese per lo 0-1 ed il vantaggio ospite. Mazzata tremenda per il delfino costretto già ad inseguire. I biancazzurri provano però subito a reagire. Al 13esimo Luca Clemenza in area chiama la parata alta Ghidotti. Al 15esimo tocca invece a Marco Pompetti dare lavoro al portiere del Gubbio. Preme senza soluzione di continuità la squadra di Luciano Zauri con gli Euguibini che però al 30esimo con Magni arrivano ad un passo dal raddoppio con il portiere del Pescara che salva. Il delfino spinge ma si espone, gioco forza al contropiede umbro. Si arriva al 37esimo quando è Veroli di testa sugli sviluppi di un angolo a mandare la palla sull'esterno della rete. Ma al 42esimo Drudi perde palla a centrocampo infortunandosi e lasciando partire il contropiede ospite chiuso in maniera vincente da Spalluto che fa 2-0. Buio pesto in campo per il Pescara che però dopo 30 secondi trova l'1-2 con un'azione rabbiosa di Pompetti che mette il pallone alle spalle di Ghidotti. Il Pescara ci crede e al 46esimo è Clemenza a sfiorare il 2-2 prima del doppio fischio di Cascone di Nocera Inferiore. Nella ripresa al 3° minuto subito Biancazzurri in attacco con il tiro di Pontisso parato a terra dal portiere del Gubbio. Al 6° Cernigoi in area invece di tirare lascia Clemenza che scarica sull'esterno della rete. Pescara in attacco con Ferrai Memusciai che al 20esimo trova il gol del pareggio annullato però dal direttore di gara per un tocco con la mano. Si resta sull'1-2 con i padroni di casa costantemente in avanti. Al 23esimo così la logica conseguenza è del 2-2 dunque del pareggio griffato da Pontisso che fa esplodere l'Adriatico andando a festeggiare sotto la Nord. Il Pescara rientra così di prepotenza nei playoff e nella parte finale di partita si complica però le cose visto che alla mezz'ora Dursi rimedia il secondo giallo e viene espulso dal direttore di gara. Pescara in 10 ora costretto a soffrire ma vicino al 3-2 con Ghidotti che al 38esimo dice no ad un ispirato Memusciai. Seppur in inferiorità numerica la squadra di casa non corre praticamente rischi chiudendo meritatamente la partita sul pareggio dopo un'ottima ripresa. Al 96esimo arriva anche il rosso per D'Amico del Gubbio per proteste, mentre i tifosi biancazzurri festeggiano con la squadra sotto la Nord. Il Pescara, dopo lo scampato pericolo, prosegue la sua corsa playoff.